Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 9, capitolo 22, 9 novembre 1909. Trovandomi nel solito mio stato, mi pareva di vedere Nostro Signore che stendeva le sue braccia dentro di me e con le sue mani pareva come se si facesse una sonatina stando dentro di me con un organo e Gesù si divertiva col suonare. Io gli ho detto: Oh, come vi divertite bene. E Gesù, sì che mi diverto. Devi sapere che avendo tu fatto le cose insieme con me, cioè avendomi amato col mio amore, adorato con le mie adorazioni, riparato con le mie stesse riparazioni e così di tutto il resto, quindi in te le cose sono immense come le mie. E questa unione d'operare ha formato quest'organo. Ma però ogni qualvolta tu soffri qualche cosa di più, vi aggiungi un altro tasto. Ed io subito ci vengo a fare la mia sonatina per vedere che suono fa quest'altro tasto e vi prendo un divertimento di più. Perciò, quanto più soffri, tanto più d'armonia vi accresce al mio organo ed io più mi diverto. Capitolo 23, 16 novembre 1909. Dopo aver passato giorni amari di privazione, avendo fatto la comunione, mi lamentavo con Gesù benedetto dicendogli: Pare proprio che mi vuoi lasciare del tutto, ma dimmi almeno, vuoi che esca da questo stato? Chissà che disordine c'è in me che ti sei allontanato. Dimmelo, che di cuore ve lo prometto, sarò più buona. E Gesù: Figlia mia, non ti allarmare, quando ti faccio perdere i sensi, stattene pacifica. Quando no, stattene più pacifica, senza perderci tempo. E come ti succede, prendi tutto dalle mie mani.
Non posso sospendere qualche giorno, in quanto al disordine, te l'avrei detto. E sai chi mette il disordine nell'anima? Solo il peccato, anche minimo. Oh, come la deforma, la scorrisce, la debilita. Ma gli stati di animo, le privazioni, non le recano nessun documento. Perciò stati attento a non offendermi anche minimamente e non aver timore di disordine nell'anima tua. Ed io. Ma Signore, qualche cosa ci deve essere di male in me. Prima non facevi altro che un va e vieni. Ed in queste venute partecipazione di croci, di chiodi, di spine. Ma quando la natura si era tanto assuefatta da rendersi connaturali, tanto che era più facile il patire che il non patire, vi ritirate. Com'è possibile che non ci debba essere qualche cosa di grave? E Gesù, benignamente mi ha detto, senti figlia mia, io dovevo disporre l'anima tua per farti giungere a questa, di felicitarti il patire e farvi il mio lavoro, e quindi dovevo provarti, sorprenderti, caricarti di sofferenze per fare che la tua natura risorgesse a vita novella. Onde questo lavoro l'ho fatto, essendo rimasta in te permanente, quando più o quando meno, la partecipazione delle mie pene. Ora, avendo fatto questo lavoro, me lo sto godendo. Non vuoi tu che mi riposi? Senti, non voler tu pensarci, lascia fare a Gesù che ti vuole tanto bene. Ed io so quando è necessario il mio lavorio in te e quando devo riposarmi dal mio lavoro. Capitolo 24, 20 novembre 1909. Stando nel mio solito stato, quando appena è venuto il mio dolce Gesù e mi ha detto: figlia mia, chi prende la croce secondo le vedute umane la trova infangata e quindi più pesante e amara. Invece chi prende la croce secondo le vedute divine la trova piena di luce, leggera e dolce. Perché le vedute umane sono prive di grazia, di forza e di luce, e quindi l'anima sente la baldanza di dire: perché quello mi ha fatto quel torto? Perché questo mi ha recato questo dispiacere, questa calunnia? E l'anima si riempie di sdegno, di ira, di vendetta, e quindi la croce si infanga, si ottenebra e diventa pesante e amara. Invece le vedute divine sono piene di grazia, di forza, di luce, e quindi l'anima non si sente l'abbandanza di dire: Signore, perché mi hai fatto questo? Anzi, si umilia, si rassegna, e la croce si fa leggera e le porta luce e dolcezza. Capitolo 25 novembre 1909. Trovandomi nel solito mio stato, stavo pensando all'agonia di Gesù nell'orto e facendosi vedere appena il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, gli uomini non fecero altro che lavorare la scorza della mia umanità e l'amore eterno mi lavorò tutto il di dentro. Sicché nella mia agonia non gli uomini, ma l'amore eterno, l'amore immenso, l'amore incalcolabile, l'amore nascosto mi aprì larghe ferite. Mi trafisse con chiodi infuocati, mi coronò con spine ardenti, mi abbeverò con fiele bollente. Sicché la mia povera umanità, non potendo contenere tante specie di martiri in un medesimo tempo, sboccò fuori larghi rivi di sangue, si contorceva e giunse a dire: Padre, se è possibile togliete da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta, ciò che non fece nel resto della passione. Sicché tutto ciò che soffrì nel corso della passione lo soffrì tutto insieme nell'agonia, ma in modo più intenso, doloroso, più intimo, perché l'amore mi penetrò fin nelle midolla delle ossa, nelle fibre più intime del cuore, dove mai potevano giungere le creature. Ma l'amore a tutto arriva, non c'è cosa che gli possa resistere. Onde il mio primo carnefice fu l'amore, perciò nel corso della passione non ci fu in me neppure uno sguardo bieco verso chi mi faceva da carnefice, perché tenevo un carnefice più crudo, più attivo in me, quale era l'amore. E dove i carnefici esterni non giungevano, qualche particella veniva risparmiata, l'amore riprendeva il suo lavoro e in nulla mi risparmiava. E così è in tutte le anime, il primo lavoro lo fa l'amore. E quando l'amore ha lavorato e ha riempito l'anima di sé, quello che si vede di bene all'esterno non è altro che lo sbocco del lavorio che l'amore ha fatto all'interno. Ecco, ho voluto proseguire aggiungendo anche quest'altro capitolo, che è il quarto di quelli della benedizione di questa mattina, perché completa chiaramente alcuni, dando un pochino il leitmotiv, il tema
di questa meditazione, no? Questa meditazione si potrebbe chiamare proprio il lavorio di Gesù nell'anima, oppure l'importanza di lasciar lavorare Gesù nella nostra anima. C'è un aspetto fondamentale, questo è già insegnato dai maestri di spirito tradizionali, classici, e in senso ovviamente antipelagiano, del pelagianesimo come un'eresia, ora, come dire, in forme diverse, di nuovo presente nella Chiesa, ha parlato Papa Francesco nella Gaudete et Exultate. L'gnosticismo e il neopelagianesimo come grossi rischi della vita interiore. Dicendo in due parole, il pelagianesimo, evidenziando, come tutte le eresie, un aspetto certamente giusto, ecco, cioè il fatto che non esiste santificazione senza cooperazione umana, quindi non è che noi possiamo stare a braccia conserte guardando il cielo, aspettando che Dio faccia tutto. Ecco, però è andato completamente nella sponda opposta, cioè ha iper esaltato l'aspetto umano nella santificazione, quindi lo sforzo ascetico, la volontà, e addirittura affermando anche teoricamente l'inutilità della grazia di Dio, cosa che è assolutamente inammissibile. La posizione cattolica è stata sempre quella del concepire il lavoro tra Dio e l'uomo come, si dice con termine tecnico, sinergico, cioè lavorano insieme, ma il primato ce lo ha sempre la grazia. E quindi dentro questo orizzonte noi possiamo e dobbiamo sempre pensare che Dio che ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te, come dicevano già gli adagi classici, no? O Sant'Ignazio che dice fai come se tutto dipendesse da te, sapendo che niente dipende da te. Però ci deve essere nel nostro orizzonte interiore una attenzione ed una, diciamo così, docilità di fondo. Perché Dio opera nella nostra vita, Dio lavora nella nostra vita, però bisogna fare attenzione a lasciarlo lavorare, non solo lasciarlo lavorare in pace, ma a cooperare. Molte volte semplicemente lasciandosi lavorare con il suo lavoro. Questo è quello che Gesù spiega in questi concetti, in questi capitoli. Comincia, ecco. Allora, prendiamo il primo, no? Cioè, mi pareva di vedere il nostro Signore che stendeva le sue braccia e con le sue mani mi pareva che si facesse una suonatina d'organo e si divertiva nel suonare. E che cosa dice? Che quest'anima ha imparato a fare tutte le cose insieme con Gesù, cioè amarlo col suo amore, adorarlo con le sue adorazioni. E ogni volta che arriva una piccola sofferenza in più, ecco, aggiunge una nota ulteriore alla sinfonia che tanto allieta il Signore, che si diverte. Ora, da dove viene il divertimento del Signore? Non da quello che la persona fa, ma dal fatto che ha imparato a fare tutte le cose con Gesù, che è un aspetto fondamentale della vita nella divina volontà. Amarlo col suo amore, adorarlo con le sue adorazioni, ripararlo con le sue riparazioni. Questo cosa significa? Non amare più Gesù col proprio cuore? No. Non adorare più Gesù con le proprie adorazioni? No. Non compiere più nessun atto riparatorio nei confronti di Gesù e offrirgli soltanto le sue? No. Ma è fare tutte queste cose fuso con le sue. Non è quindi un non fare niente, un limitarsi ad offrire ciò che ha fatto Gesù, ma è un prendere tutto ciò che Gesù ha fatto, fonderlo con quasi nulla che faccio io e rioffrirlo a Lui. Un altro aspetto del lavorio, ecco, molto importante di Gesù nell'anima è il secondo capitolo. Luisa è preoccupata perché
Perché dice: sì, io ho capito che tu sai tutto quello che ti piace, ma ti sei allontanato da me. Dice: una volta venivi le croci, le cose a destra e a sinistra, ora non vieni più. Dice: ma avrò fatto qualcosa di brutto, per forza. Perché noi sappiamo anche dall'ascetica tradizionale che quando si ritira il Signore o ti sta provando oppure forse hai fatto qualcosa che non va. Ecco. Gesù però qui gli offre da questa, come dire, rimostranza, chiamiamola così, di Luisa, trae occasione per fare un nuovo intervento vertente e tendente a far comprendere che l'anima deve lasciare fare Gesù. Dice: guarda, i disordini nell'anima ti producono soltanto i peccati, anche minimi. E chiaramente sta parlando in questo modo perché certamente Luisa, come ogni persona che tende sinceramente alla santità, non dico che non pecca più, questo sarebbe un'eresia, insomma, dirlo, no? Perché ci vuole comunque una grazia straordinaria, nessuno può esserne certo, però certamente fa attenzione a non commettere quantomeno il peccato volontario, anche minimo, questo sì. Ecco, questo provoca disordine all'anima, ma gli stati d'animo o anche le privazioni non apportano nessun documento. L'unica cosa a cui devi fare attenzione, e qui di nuovo vedete chiama in causa la nostra cooperazione, è a non offenderti minimamente. Per il resto devi lasciar fare a me. Che io vengo o non vengo, che ti crocifiggo o non ti crocifiggo, che ti metto la spina in testa o non ti metto la spina in testa, che ti verso da bere l'amaro in bocca oppure no. Tu non ti devi preoccupare di queste cose. Ci penso io. Gesù gli spiega in parte il lavorio che ha fatto. Dice: guarda, io dovevo disporre dell'anima tua per farti avere questo obiettivo interiore. Tu devi essere contenta quando soffri per me. E quindi io ho operato in un certo modo per raggiungere questo obiettivo interiore. E adesso questo obiettivo l'hai raggiunto e io me lo godo. E l'ha raggiunto grazie al lavoro che ho fatto io, cioè quelle cose anche straordinarie fatte in te avevano come fine, anche se lei non lo sapeva, di portarti a questo stato. Ora questo stato ce l'hai e non ho finito, ma non ti preoccupare, cioè penso io a fare il resto. Lo so io quando è necessario il mio lavoro io in te e quando devo riposarmi dal mio lavoro. Questo deve farci nascere un sentimento di grande fiducia e di grande abbandono, perché la nostra volontà, vedete, si ricompare anche in questo, cioè anche nelle cose sante. Lui dice: vorrei essere un'altra volta crocifisso per te. Chi l'ha detto questo qua che sia una cosa buona? Lo sarai quando io riterrò opportuno chiederti questa cosa. Ma si entra nella volontà di Dio quando i nostri personali desideri e voleri, anche santi, non esistono più. Stanno completamente abbandonati, cioè se esistono, esistono come dettagli insignificanti. Ma signore, se tu fossi d'accordo mi piacerebbe pure, però ti preoccupare che se non sei d'accordo, nessunissimo problema. Occorre giungere a tale stato. Perché questo dà molta gloria a Gesù, perché parte dal presupposto che lui sa quello che fa. Non glielo devo dire io quello che deve fare con la mia anima, né devo suggerirgli mezzi neanche santissimi di santificazione. In questo senso che noi non dobbiamo attaccarci a niente. E Luisa qui sta imparando a distaccarsi anche dalle sue esperienze soprannaturali. Anche da quelle bisogna essere distaccati. Perché l'unica cosa che conta è la volontà di Dio. Ancora, altro discorso. Questo, figuriamoci, questo forse è il più importante, diciamo così, per le problematiche più comuni che si riscontrano nelle anime. Le vedute umane, le vedute divine della croce. Ah, io, insomma, sono anni che a tante anime, cerco di aiutarle in questo senso, no? Gesù fa degli esempi molto, molto concreti, perché le croci non sono che Gesù viene e ti mette i chiodi ai polsi, d'accordo? Questo non lo fa quasi nessuno. Le croci sono chi ti fa un torto, chi ti insulta, chi ti reca un dispiacere, chi ti calunnia, chi ti tratta male. Queste sono le croci.
Allora, chi è che è capace dinanzi a questo a umiliarsi, rassegnarsi e a vedere dietro quel torto, dietro quel dispiacere, dietro quella calunnia, una permissione divina che vuole che tu soffri quella sofferenza e gliela offri in spirito di abbandono, dolcezza, senza minimamente riempirti, come dice Gesù, di sdegno, di ira, di vendetta. Dice: ma guarda questo, dice, ma mi ha gettato il fango, a dove te faccio vedere io? E quindi la croce si infanga, si ottenebra, diventa pesante. E non si dice neanche al Signore: perché mi hai fatto questo? Cioè non si vede né, cioè, in tono polemico, no? Signore, perché mi hai fatto questo? Cioè, capite il senso? No? Cioè, ma perché? Sottinteso, io non mi merito una cosa di questo genere, ma perché questo mi deve fare sta calunnia? Invece è un altro discorso, molto diverso, quando si reagisce abbracciando la croce, umiliandosi, perdonando ovviamente chi ci ha calunniato perché non sa quello che fa, anzi considerandolo il nostro migliore amico, ringraziando il Signore per aver permesso quella cosa, e poi chiedersi, ma con un altro spirito, cioè, ma come mai il Signore avrà permesso questa calunnia nella mia vita? Forse sono ancora un po' troppo orgoglioso, forse sono ancora, ma è diverso. Io spero che si riesca a cogliere, insomma, anche in un contesto di ascolto. Quindi noi non possiamo entrare nelle teste e nei cuori, insomma, del nostro prossimo, no? Ma si comprende, è molto diverso una cosa di questo genere. Questa seconda può essere utile, purché ci sia sempre che se tu non capisci, cioè se non ti si fa luce, che tu non riesci a capire il senso di quella mortificazione e non pretendi di capirla, fa niente, va bene lo stesso se il Signore l'ha permessa, sa lui perché. Cioè il leitmotiv di questi capitoli è: Gesù sa lui perché. È importante che sappia lui, non è importante che sappiamo noi. E anche se in alcune circostanze è utile e doveroso, perché per esempio, cioè, noi dobbiamo fare attenzione anche a comprendere i dialoghi di Gesù nella nostra esistenza. Quindi quando c'è una sofferenza che viene data, come si legge nella lettera degli ebrei, a scopo di correzione, per la vostra correzione che voi soffrite, quindi Gesù attraverso una certa croce vuole farti comprendere qualche cosa in te che deve essere corretto, o qualche stupidaggine che tu hai commesso nel passato e che deve essere risanata. Oppure quella è appunto una prova, e è una prova che non è motivata, ma è una prova che è motivata dal fatto che quell'offerta è a Gesù in quel momento necessaria, per fini che lui sa, per anime che lui sa, per situazioni che lui sa e che non è necessario saperle in questo mondo e che le sapremo nell'altro mondo. Però questo aspetto è parimenti importantissimo, umiltà e rassegnazione sempre. E vedere la croce in maniera divina, cioè ci sono due modi di vivere, eh? Modo divino e modo umano. L'emblema di questo è la risposta che Gesù diede a San Pietro proprio quando, dopo averlo nominato Papa, gli annuncia la croce e San Pietro, ecco, proprio l'emblema delle vedute umane che sono però, in realtà fomentazioni sataniche. Perché quando San Pietro dice: ah, per carità, questo non ti accadrà mai, Gesù non gli dice solo vattene via tu e la tua volontà umana, ma gli dice allontanati da me Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. E il pensare secondo gli uomini, quindi l'agire di volontà umana, è agire in base a principi satanici, perché la volontà propria è nata con la ribellione di Lucifero, eh. Non dobbiamo mai dimenticare che il motto dei primi satanisti era fai quello che vuoi. Non adora Satana. Quindi ogni volta che noi assecondiamo la nostra umana volontà, noi ci stiamo schierando purtroppo dalla parte del nemico di Dio. Coscienti o non coscienti, volenti o nolenti, consapevoli o non consapevoli, responsabili o irresponsabili, ma questo è quello che stiamo facendo. Ultimo, ecco. Qui chiaramente chi recita le ore della Passione ricorderà la prima ora di Gesù al Getsemani,
No, quando Luisa dice: ma che succede, Gesù mio? Cioè, io non vedo flagelli, non vedo spine, non vedo chiodi, eppure sento che tu sei flagellato, sei coronato, sei che c'hai le mani inchiodate, ma che è successo? E Gesù gli spiega, dice: no, tu non vedi niente, ma io qui mi sono i flagelli di fuoco, le spine di fuoco, i chiodi di fuoco che me li sta mettendo addosso l'amore. Questa è una cosa per noi anche un pochino misteriosa. Dice: guarda che questa roba qui è talmente forte ed è una cosa che va avanti da talmente tanto tempo, perché non è iniziata nel Getsemani, è stata tutta la vita di Gesù così, che quello che mi faranno tra poco i carnefici, insomma, che se uno segue anche l'ora della passione, insomma, non è che era proprio niente, eh? L'hanno massacrato, insomma, Gesù, l'hanno proprio con una violenza feroce, inaudita. Dice: questo è niente in confronto a quello che mi sta facendo l'amore. Lo dice. E qui Gesù sta facendo nient'altro che una ripresa, no? Nella mia agonia non gli uomini, ma l'amore eterno, l'amore immenso, l'amore incalcolabile, l'amore nascosto mi aprì larghe ferite, mi trafisse con fuochi, chiodi infuocati, mi coronò con spine ardenti, mi abbeverò con fiele bollente. Allora, qui si entra veramente in altissimi misteri. E questa stessa cosa dice Gesù, a proposito sempre di lasciar lavorare lui, è il lavoro che l'amore, certamente non in questi stessi modi, altrimenti saremmo tutti morti, ma fa comunque nelle anime. Fa comunque nelle anime. Non soltanto a livello interiore, ma anche servendosi di tutto ciò che ci accade. Solo che anche qui noi dobbiamo assecondare queste operazioni dell'amore, dobbiamo abbandonarci, non dobbiamo resistere, non dobbiamo puntare i piedi, non dobbiamo soprattutto cantare la canzone, l'abbiamo sentita nell'ultimo capitolo, mi pare, dell'ottavo volume, la canzone del perché. Non bisogna cantarla. Bisogna lasciare che l'amore divino bruci, distrugga in noi tutto ciò che ci ostacola nel poter vivere di divina volontà, nel poter fare quello che Gesù vuole, nel poter assolvere ai nostri doveri, compiere la nostra missione terrena. Perché noi non stiamo, cioè, noi siamo materia grezza. È stato recentemente detto, insomma, da persone ben più autorevoli di me, che sono un pochino esperti nei processi di santificazione. Io ho sentito questa notizia, che la storia dei santi, se uno la va a vedere, cioè il processo di santità è giunto a maturazione negli ultimi anni della loro vita, non prima. Cioè, prima, come tutti quanti gli altri esseri umani, erano un cumulo di imperfezioni quando andava bene, se non di peggio, perché tutti quanti sono stati lavorati dalla grazia. Perché, ragazzi, purtroppo qui l'Immacolata Concezione è una sola, Noi non siamo Immacolati Concezioni, nessuno. E quindi c'è una montagna di scrostamento di cose che, se potessimo vedere, ci prenderebbe un colpo. Quindi, appunto, siccome noi non ne siamo coscienti, ma Gesù sa e vede e sa quello che fa, bisogna lasciarlo fare. E anche quando arrivano brutte esperienze, brutte prove, brutte umiliazioni, brutte mortificazioni, brutte situazioni, brutti qua, tutto quello che ti pare, cioè, ecco, se uno vuole acquisire almeno mentalità divina, deve sempre riconoscerci la mano di Dio e ringraziarlo in tutto, ma significa in tutto. San Paolo, questa è una frase che si cita tante volte quando si commentano i scritti della Divina Volontà, perché ne è un'espressione emblematica, scrive che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio e di coloro chiaramente che hanno scelto di percorrere la via della santità, quindi hanno aperto le porte del cuore al Signore e gli hanno dato carta bianca. Allora il nostro Signore se la prende quella carta bianca, dispone fatti e situazioni esteriori ed interiori per realizzare la sua opera, cioè di vederti bello come lui ti ha pensato.
ma tu questo glielo devi lasciare fare. Cioè, adesso questa è una meditazione, quindi non è, ma gli spunti di meditazione sono infiniti. Cioè, quante volte noi, se uno, lo Spirito Santo entra nella nostra anima e ci aiuta a pensare, opponiamo resistenza, facciamo finta di non vedere certe cose. Non ascoltiamo i richiami della grazia, non affrontiamo certi problemi, non ci togliamo certi difetti. Cioè, perché il lavoro a volte è fatto da Gesù, ma senza di noi, altre volte è fatto con noi, quando ti sollecita a prendere in mano una situazione, a fare delle risoluzioni, e tu, ma no, fai finta di non sentire, perché sai che se dovessi prendere in mano un problema, un difetto, una cosa, e poi devi tribolare. Perché nessuno di noi, cioè non è un'operazione gradevole quella della correzione, della crescita, del cambiamento, eccetera, eccetera, è un'operazione laboriosa. E siccome tu non vuoi, perché tutto sommato ti fa comodo, come dire, brancolare, ecco, crogiolarti, insomma, quelle cose, e il nostro Signore continua a fare le sue sollecitazioni o a disporre gli eventi perché tu, insomma, alla fine, in qualche modo, con le buone o con le cattive, ci possa arrivare e va avanti. Ma più noi siamo docili, ecco, in questo senso, questa grande docilità al Signore, quindi ubbidienti in senso proprio profondissimo a Lui, perché questa è la vera ubbidienza, e prima si fa, e maggiori sono i frutti di santità che portiamo, le gioie che diamo a Gesù, i concerti d'organo che gli facciamo sentire, i meriti che acquisiamo in questa vita, e la gloria che avremo nell'altro. O Santa Vergine Maria, tu avevi un'anima purissima, immacolata e virginale, dove il lavoro della grazia era limitato al portarti continuamente di bene in meglio e sempre più in meglio, era una cosa soavissima e dolcissima. Per noi, come sai, non è così, è un procedimento travagliato, ecco, doloroso, laborioso, ecco. Ma è indispensabile, ecco, tu sai bene che così è, e svolgi in questo senso il compito di sostenere, di consolare, di incoraggiare i tuoi figli a non temere e a lasciarsi, ecco, plasmare, scalpellare, ecco, modellare secondo i gusti divini dall'azione della grazia. Aiutaci, ecco, a non opporre resistenza. Ecco, a queste operazioni, sapendo che se questo non avviene, se non lasciamo operare e non ci lasciamo lavorare da Gesù, l'impresa della santità della nostra anima e soprattutto della vita nel Divin Volere non si può compiere, perché non è operazione umana, è operazione eminentemente divina che ha bisogno della nostra collaborazione e cooperazione per poter essere realizzate. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.